over me up in a nova's glow, and drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. E benvenuti a un nuovo episodio di Heroes of the Storm. Stavolta, visto che non l'abbiamo capito bene neanche noi, è stato bene informarci, perciò vi spiegheremo le meccaniche di gioco di questo nuovo grande MOBA della Blizzard. Allora, non è facilissimo, perciò partiamo dalla parte più semplice, gli eroi. Gli eroi, come al solito, come ci hanno insegnato Dota, League of Legends e tutti gli altri, si dividono in Assassin, Tank e Support. Gli assassin possono essere la Kerrigan, Nova, i tank sono T-Rail, come avete visto nel video precedente, che tanca Gesù Cristo in persona arrabbiato, Diablo e Raynor. I support possono essere Malfurion, quello che non mi ricordo mai come si chiama, vabbè, ma chi se ne frega, tanto non giocherò mai support, perciò non sono importante. Una cosa però da tenere in conto è che la Blizzard ha aggiunto una quarta classe a questa, lo specialista. Praticamente lo specialista, come potete vedere nel video precedente, era il Goblin. Lo specialista è tipo il regista della partita. Perché il regista? Perché contribuisce al push delle lane o al team fight in maniera alternativa, per farvi capire. La Kerrigan come contribuisce al team fight? Entra e inizia a minare le mani. Il Diablo inizia a tankare le persone, tauntarle, subire danni. Malfurion cura e ruta le persone. Lo specialista può piazzare torrette, potenziare i minion della lane per farli pushare più forti, piazzarsi in un punto della mappa e iniziare a mettere mine o segate varie, colpire a distanza con ultimate caricate, perché il Goblin, se tenete premuta la vostra ultimate per un certo numero di tempo, poi alla fine smette di caricarsi, infligge danno sempre più distante e sempre di più, ovviamente. Perciò lo specialista è un diverso modo di affrontare il game rispetto a quello che ci hanno abituato finora. Può anche non apparire mai in un teamfight o non farsi mai vedere dagli avversari. Per esempio Abathur continua a spawnare e a potenziare la lane, perciò lui, tipo, nella lane in cui sarà, lui sarà nascosto nelle frasche e continuerà a lanciare i suoi zerg e i suoi zergling in mezzo alla lane in modo che da spaccare più velocemente le fortificazioni. Non solo, ma un'altra peculiarità di questo nuovo titolo è che non ci saranno gli oggetti, cioè voi non dovrete farmare, dovrete farmare sì per l'esperienza e uccidere i campioni per l'esperienza, però non vi daranno gold e voi mi direte, vabbè, allora come faccio a buildarmi l'eroe? Praticamente il vostro eroe avrà una serie di talenti unici per ogni eroe, a seconda dell'eroe appunto, che prenderete al livello 1, al 4, al 7, al 10, al 13, al 16 e al 20. Ogni volta prenderete un talento, così che non avendo oggetti da comprare, sarà più veloce la personalizzazione dell'eroe e anche più distinta, più unica, perché ogni eroe ha i propri talenti, perciò non ci sarà mai un talento che finirà anche in un altro eroe e non avrete mai contro un champion che avrà la vostra stessa build di oggetti o segate varie. Perciò, non avendoci gli oggetti, questa è una specializzazione che molti hanno vista come un livellamento di tutto. Invece è molto caratteristica questa cosa qui, perché non potendo prendere oggetti con i gold farmati, la vostra build dei talenti diventa unica a voi, cioè tornerà soltanto bene a voi e nessun altro, perché voi avrete l'unico champion in gioco, avrà la vostra stessa build. Quindi tutti i personaggi saranno sempre differenti fra loro. Non solo, ma ci saranno una marea di skin, così potrete personalizzare ancora meglio l'eroe, alcune veramente assurdamente epiche, come vi abbiamo già fatto vedere nei segreti del Blitz con Kaiju Diablo, e anche Gundam Tassadar, e per di più avrete anche le cavalcature, cosa da non sottovalutare. Le cavalcature sono come quella che avete sempre visto in World of Warcraft, le evocate in un determinato tempo, man mano che avanzate con i livelli camminano sempre più veloce e ovviamente potete personalizzare le cavalcature comprando di nuove, aggiungendo gli skin e tutto quello che volete voi.
Un'altra cosa importante degli eroi è che livellano tutti insieme, cioè voi se partecipate a un team fight non ci sarà il kill steal perché tutti prenderanno la stessa esperienza, visto che non ci sono gold è anche più facile questa cosa qua. E tra l'altro tutti livellerete alla stessa maniera, perciò chi farma meglio aiuta nel livellare tutti gli altri eroi della sua squadra. È per questo che ci sono gli specialisti che possono tenersi fuori dal teamfight, come Abathur che lo vedete nelle frasche, il Goblin che piace le torrette e cose via. Quindi se non partecipano alla lane, comunque si apprende l'esperienza perché tutti i personaggi che uccidono e fanno kill o farmano i minion prendono lo stesso livello di esperienza tutti insieme condivisa. Poi, una piccola chicca, le differenze di ruoli degli eroi. Abbiamo che nei Warrior abbiamo Diablo, Arthas, il Tauren, Tyrael, Stitch. Negli Assassin, Kerrigan, Falstaff, Illidan, Nova, Valla, che non so chi sia, Raynor. Gli specialisti, Abathur, come vi avevo già detto, Guzzlow, che è il nostro amico Goblin, Nazeba, che è il Witch Doctor, e Zeratul. I support sono Malfurion, Uther, Tass, tra l'altro Uther cura tantissimo. Quelli che ancora non conosciamo sono quelli lì, Sylvanas, che secondo me però comunque sia un assassin, Tyrande che abbiamo visto che è un assassin dall'ultimo video, Tycus, Jaina Prodmur, Asmodan, Muradin è un tank. Bene, mi piace che nell'ultimo video hanno svelato un sacco di cose. Perfetto. Ah, già! Una cosa importantissima! Degli eroi, ovviamente. Le abilità degli eroi. Le abilità degli eroi sono peculiari perché a livello 1 avete le prime tre, la Q, la W e la E, più un talento eroico che praticamente può essere sia attivo che passivo, più un'abilità addizionale a seconda della classe del vostro eroe. Cioè, per capirci, Illidan per esempio ha le tre abilità più il suo talento eroico, che è una passiva che praticamente infligge più danni alle persone marchiate dal marchio di Azimuth. Falstad, che è il grifone, ha le prime tre, il suo talento eroico, e un'abilità aggiuntiva attiva, che praticamente consumando mana nel tempo gli permette di volare sopra i terreni non percorribili, che ne so, sopra un edificio, scavalcarlo e quindi attaccare da più punti o scappare da più parti. Inoltre, a livello 10 voi prenderete la vostra ultimate, la R insomma. L'ultimate in particolare potete sceglierla tra due differenti ultimate, cioè a livello 10 voi dovete scegliere tra l'ultimate che ne so che fa fare più danno oppure l'ultimate che fa curare di più. Questo personalizza ancora di più gli eroi, il bilanciamento e tutto, perché in questa maniera i vostri eroi saranno proprio personalizzati secondo i gusti, perché l'ultimate la scegliete voi praticamente. Voi siete quelli che sceglieranno cosa fare e come utilizzare al meglio la propria ultimate. Detto questo, passiamo ad altro. Quindi a questo punto io direi di passare alla parte delle mappe. Allora, abbiamo quattro mappe, perciò già questa qui è una cosa in più rispetto a tutti gli altri mob. Abbiamo quattro mappe che non si sa ancora se vengono random, si possono scegliere, ci sono degli achievement, delle daily quest, eccetera. Abbiamo la Baia di Cuore Nero, la Valle Maledetta, la Contea del Drago e le Miniere Infestate. Prima di parlare di queste cose qui, sarà bene che vi dia i punti fondamentali di ogni mappa. Allora, in ogni mappa avrete sicuramente almeno una Watchtower, che per chi gioca a StarCraft è la Torre Xel'Naga. Voi vi mettete lì, in un paio di secondi la conquistate, ovviamente più persone ci sono più si conquista, e avete visione di tutto intorno. Facile, veloce, poi ci saranno litigi per la Watchtower, chi cazzo se ne frega, è bene così. Poi, dei campi dei mercenari, dove avrete... Con i campi dei mercenari avete i Siege Giants, cioè i giganti d'assedio, che praticamente sono dei mercenari grossi. Ah, giusto, non ho spiegato una cosa. La giungla, non c'è la giungla perché quando voi ammazzate il campo dei mercenari, che praticamente sarebbe la giungla per capirsi, questi non muoiono, ma si uniscono alle vostre ondate di minion che vanno a fortificarle.
Ovviamente i diversi campi di giungla sono più o meno difficili e tra l'altro vi dirà cioè, in quanti dovete riuscire a uccidere, in quanti potete riuscire a uccidere il campo dei mercenari. Per esempio, quello più grosso lo potete fare in solo a livello 20 e quindi vi serviranno all'incirca 3-4 persone per riuscire ad ammazzare un campo dei mercenari grosso. Detto questo, i Siege Giants sono delle unità d'assedio ranged a distanza che fanno tantissimi danni alle strutture, perciò voi li prendete e avete già un push molto forte sugli edifici nemici. I cavalieri sono delle unità molto. Sono dei tank, sono. I cavalieri tankano, perciò potete utilizzarle per unirle alla vostra wave e praticamente questi qui pushano contro i minion avversari perché assorbono i colpi. E quindi i vostri minion di base possono infliggere più danno perché praticamente non ne prendono. I Grave Golem, che praticamente sono dei golem tank molto grossi che fanno tanto danno alle unità. E questo è molto utile perché voi prendete i Grave Golem con i cavalieri tankano, questi qui iniziano a menare le mani, vi spondono tutti, i cavalieri continuano a tankare e questi fanno un enorme danno. Cosa c'è di bello in tutto questo? Il bello è che dai singoli campi della giungla vi dà, come ho già detto, in quanti dovete farlo, il tempo di respawn. E a seconda di dove sono posizionati i campi della giungla potete prendere anche quelli avversari perché nelle mappe tutti i campi della giungla sono speculari, perciò ci sarà due Siege Giants, due Knight, due Grave Golem e avrete però anche a seconda della mappa quanto sarà più o meno grosso, ce ne sarà soltanto uno dei minion più grossi che sono quei golem enormi, che sono Grave Golem, che cazzo dico, vabbè. Ci siamo capiti, ci siamo. Sarà meglio così. Poi, in ogni mappa, cos'altro avrete? Avrete i forti. Allora, le vostre basi non saranno come vi siete abituati in League of Legends o Dota, ma saranno costruiti per cinta muraria, per capirsi. Ogni cinta muraria rappresenta un forte. Voi avrete più forti durante le lane. E ogni forte praticamente è composto dalle torrette che praticamente sparano ai minion o agli eroi avversari e però hanno un limitato numero di munizioni. Dopo che hanno finito queste munizioni qua, si fermano per ricaricarle. I gates, che praticamente sono i cancelli che lasciano passare quelli della propria fazione e impediscono come cavolo si chiama quando vai il backdoor ai vostri avversari. Tra l'altro i gates sono anche protetti da due torri aggiunti, perciò è perfetto. Le fontane della cura, che praticamente voi ci passate vicino e vi rigenerano vita e mana, sono vicine ai cancelli nella maggior parte delle mappe, perciò se state farmando molto vicino ai vostri cancelli e subite i danni, tornate in base, vi curate e così via. Ovviamente tutte queste strutture possono essere distrutte e quindi se praticamente perdete la fontana della vita dovete tornare fino in base per curarvi, quindi avvantaggiate molto i vostri avversari perché dovete perdere il tempo per poi tornare. Poi i castelli, che praticamente i castelli sono le strutture da cui spawnano le unità nemiche. Quando le distruggete, vi forniscono pure esperienza e i castelli sono anche difesi, siccome sono molto importanti, sono difesi da una torretta addizionale. Quindi è molto difficile, perciò vi spara il castello, vi spara la torretta, dovete superare il gate con le due torri e questo è una cosa abbastanza difficile. C'è da dire che le mappe sono molto molto più piccole rispetto agli standard di League of Legends e Dota, perciò gli scontri, cioè un game medio, dura sui 20 minuti, perché subito si cade nella meccanica del teamfight. Non essendoci gli oggetti, non essendo che il farm è meno importante perché non vi dà gold, sì, è importante perché vi dà esperienza. Però fare una gank su un eroe lasciato solo sulla linea ridistribuisce l'esperienza fra tutti e quindi tutti ne giovano. Detto questo, passiamo alle singole mappe.
Partiamo dalla Blackheart Bay, la baia di Cuore Nero. Allora, tutte le mappe si distinguono perché hanno degli obiettivi. La baia di Cuore Nero ha l'obiettivo di raccogliere dobloni, darli al signor Cuore Nero, e questo signor Cuore Nero inizia a sparare 12 colpi sulle strutture avversarie nemiche. Come fate a guadagnare i gold? Allora, praticamente i gold spawneranno randomicamente delle casse. Voi inizierete a picchiare queste casse qua e tirerete fuori dei gold. Ovviamente tutti vedono queste casse e quindi ci sarà un sacco di schiaffi intorno a queste casse. Poi, i minion della giungla vi forniscono dei gold pure quelli lì. Poi, se qualcuno degli eroi avversari ha raccolto dei gold e voi lo ammazzate, lui dropperà automaticamente a terra i suoi gold. La cosa importante è che mentre voi avete i vostri gold, per consegnarli dovete entrare in channeling sul signor Cuore Nero. Quindi, se tipo qualcuno sta facendo la guardia al signor Cuore Nero e voi entrate in channeling, basta un piccolo danno e voi interrompete il channeling e non potete consegnare i soldi al nostro pirata preferito. Per di più, se vi fanno una gank pesante e morite, voi consegnate automaticamente i vostri soldi alla squadra avversaria che entra in channeling, li consegnerà e inizierà a sparare sulle vostre strutture. Per di più, nella mappa ci sono anche ovviamente dei campi mercenari, i soliti Sejans, i Cavalieri e i Great Golem, e poi ci sono due Watchtower, una su e una giù, nelle lane. Vediamo, ho detto praticamente tutto di questa mappa. E vabbè, fate sparare il signor Cuore Nero, prendete campi mercenari per pushare e tenete d'occhio le Watchtowers perché se vi spona una cassa del tesoro con la Watchtowers voi la vedete subito. Ora passiamo alla Cursed Hollow. La Cursed Hollow che abbiamo già visto, la nostra maledettissima mappa. E anche questo qui ha un obiettivo unico, praticamente. Randomicamente da un certo momento in poi spawneranno dei tributi. Un tributo praticamente fa una spada con delle ali intorno. Quando voi vi avvicinate un tributo, cioè cliccate col tasto destro e voi entrate in channeling. Il channeling non è veloce, anzi è anche abbastanza lungo. Perciò basta come qualsiasi channeling, appena subite il danno si interrompe. Il vostro scopo sarà di raccogliere tre tributi. Dopodiché il grande lord delle maledizioni, bla bla bla, maledirà la squadra avversaria che non ha preso i tributi in tempo. Come funziona questa maledizione? È abbastanza semplice. Le torrette avversarie per 60 secondi non possono sparare e i loro minion infliggono meno danno e hanno meno vita. Quindi, di fatto, quando si parte con questa cosa qui, andate a prendere il campo dei mercenari con il Great Golem e inizia a sfondare tutte le torrette che tanto non posso sparare, i minion fanno meno danno e c'è il push di Gesù. Detto questo, ci sono i soliti campi mercenari, sono ben 5 in questa mappa. C'è un solo Great Golem al centro, come vi dicevo prima, sono speculari, però i Great Golem, siccome sono molto grossi e pushano, sono quelli più grossi del gioco praticamente, ce n'è soltanto uno. Poi ci sono due cavalieri e due giganti d'assedio, che praticamente sono speculari fra loro. Inoltre ci sono, mi sembra, una o due Watchtowers. Mi sembra ce ne sia soltanto una di queste, non vorrei sbagliarmi. C'è soltanto una di Watchtowers, e quindi questa qui è la mappa a sé stante. Ora, la Contea del Drago, la Dragonshire. Anche questa qui ha un unico obiettivo che sarebbe di conquistare l'obelisco della luna e del sole. Allora, cosa sono questi obelischi? Allora, innanzitutto c'è da dire che questi obelischi sono speculari fra loro e posti alla stessa distanza dalle due basi nemiche. Quando voi conquistate entrambi gli obelischi del sole e della luna, al centro si aprirà l'altare del drago. Ovviamente le conquisterete entrando in channeling, c'è tutta la meccanica, danno, bla bla bla. L'altare del drago, praticamente uno dei vostri eroi, uno di voi si avvicinerà a quest'altare del drago, cliccherà col destro, entrerà nuovamente in channeling, quindi si può interrompere, e lui diventerà il Cavaliere del Drago. Cosa fa questo Cavaliere del Drago? Praticamente il Cavaliere del Drago è il Super Saiyan di quarto livello, il vostro eroe diventerà fortissimo, può facilmente distruggere tutte le fortificazioni.
può facilmente distruggere tutti i minion e ha un sacco di danno aggiuntivo. Perciò, se non volete che il Cavaliere del Drago termini la partita nei 2 minuti che è il tempo che dura il Cavaliere del Drago, dovete focussarlo e spaccarlo, perché altrimenti vi pusherà fino alla gola. Ovviamente, come ho già detto, la stance del Cavaliere del Drago dura soltanto 2 minuti. E con il giusto focus può anche scoppiarla facilmente, quindi sarà compito dei tank del Cavaliere del Drago a proteggerlo. Anche in questa mappa abbiamo 5 campi mercenari, la peculiarità di questa mappa è che i campi mercenari sono molto 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 vicini alle fortificazioni, alle vostre fortificazioni, perciò è molto molto difficile andare a rubare la giungla avversaria. E quindi tipo le meccaniche di stealing della giungla, eccetera, sono compromesse. A meno che voi non vi vogliate subito buttarvi in teamfight, cioè provate a rubare la cosa, le attirate, it's a trap e boom, schiaffi come la grandine. Anche in questa mappa c'è una sola Watchtowers. Ora, la miniera infestata che abbiamo già visto al BlizzCon. La miniera infestata di cosa tratta? Dopo 3 minuti si aprirà la miniera. Praticamente questa mappa è divisa in due piani, in due parti. C'è il piano di sopra, che è la mappa vera e propria, con le sue corsie, la sua giungla, le segate varie, e la parte di sotto, che ha la miniera infestata. Voi entrate in questa miniera e ci saranno degli zombie e un boss. Gli zombie vi lasciano una... Cioè, come si può spiegare? Vi lasciano una moneta, per capirsi, vi lasciano una moneta, sì, parliamo di monete. Mentre il mostro ve ne la eh, sì, il mostro, il boss ve ne lascia molte. Quando raggiungete i 100 tributi, le 100 monete, no, non è vero, mi sto confondendo. Allora, ripartiamo da zero. Voi entrate nella miniera, dovrete lottare con la squadra avversaria per uccidere quanti più zombie e il boss. Il boss vi lascerà dei tributi, delle monete che possono arrivare a un massimo di 100. Dopo tot tempo che sarà spawnata la miniera, che siete entrati nella miniera, spawnerà a sua volta un ulteriore mostro, uno zombie, un golem gigantesco, che sarà forte a seconda di quante monete, quanti tributi avete ottenuto. Ovviamente 100 è il massimo, 0 è il minimo, e voi vi scozzerete con il team avversario per raggiungere il maggior numero di monete possibili. Contate che il mostro che si evoca subito dopo l'acquisto dei tributi, spona la vostra base e continua la sua camminata. Questo è un tank, fa un sacco di danno, push fortissimo, perciò dovete andare a impedire al vostro mostro, proteggerlo, e quindi nascono tutta una serie di meccaniche uniche che ci sono solo su questa mappa. Contate che questo mostro è a tempo, pure questo qua, perciò che sia morto, che si abbia pushato all'infinito, dopo una certa morirà da solo. Quando si avvierà il secondo ciclo di andare a raccogliere i tributi per rendere più forte il vostro golem, lui respawnerà nell'esatto punto in cui è morto l'ultima volta, perciò non dalla base, ma dal punto lì. Nel video del BlizzCon si vede chiaramente che quando sono raggiunti a prendere i 100 punti dagli zombie nella miniera, il mostro appena spawnato si è evocato e ha tirato giù la torretta ai gate, senza fare niente, tipo nascendo, così. E quindi praticamente questa è una delle mappe più veloci, perché il mostro vi spawna e poi rinasce nel solito punto. Perché è una delle mappe più veloci? Perché più lo potenziate e più lui diventa forte e quindi pusherà ancora più forte quella lane. Tra l'altro è inesorabile la cosa, perché rinascerà nel solito punto in cui muore. E quindi avete i minuti contati, a meno che di fermarlo sempre subito nella sua base. Quindi questa qui è una meccanica che rende molto più veloce la distruzione delle basi e di tutto il resto. Ovviamente gli obiettivi secondari sono la Watchtowers, che ce n'è soltanto una anche qua, e i campi dei mercenari, che sono anche questi qui speculari fra loro. Detto questo, mi sembra di aver detto praticamente tutto di Heroes of the Storm. Sì, mi sa che ho detto assolutamente e completamente tutto. Quindi questo era un video di preparazione per il prossimo gameplay che andremo a commentare nei prossimi giorni di Heroes of the Storm. Spero vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, mettete mi piace.
Condividete più che potete per far sapere anche ai vostri amici, che sicuramente non avranno capito come noi come funziona il nuovo gioco della Blizzard. Commentate qua sotto cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, e fatelo sapere ai vostri amici. E non ci sono più beta che di Hearthstone, perché spero che l'open beta arrivi presto. Arriva il 6 gennaio, se non sbaglio. E ciao a tutti, e questa era la fine del video. Ciao ciao!